Siamo con Paola Longo Cantisano, che è referente di Mandorlo Fiorito ed è la sezione dei volontari del soccorso del Gran Paradiso. È una parte, poi adesso spiegheremo quale parte. È un'associazione, io cercherò di affrontarlo in modo il più dolce e più tenero possibile, è un'associazione fatta da persone che sono sopravvissute al proprio tentato suicidio o altrimenti sono parenti di persone, cioè sono sopravvissuti al suicidio di persone che sono o parenti o amici o cari comunque. Io non sapevo che esistesse una cosa di questo tipo, faccio i miei complimenti perché non ci avevo neanche mai pensato, ma in realtà è sicuramente una cosa che esiste e che deve essere affrontata, e se è fatto da un'associazione che è fatta a sua volta di persone che conoscono la tematica, sicuramente ha un senso, insomma. Sì, in effetti l'idea parte proprio dal fatto che è importante intanto parlare di suicidio. Uno, perché è un problema che comunque interessa molte persone, anche giovani, sempre di più, perché c'è un malessere comunque diffuso. Dopo la pandemia ci si è accorti che soprattutto i ragazzi più giovani sono in sofferenza. E quindi bisogna parlare di un tema che comunque alla fine si può incontrare durante la propria vita, quindi chiunque può essere in qualche modo toccato, quindi o direttamente oppure per degli amici o dei parenti. È importante capire che prima si parla, cioè prima si affronta, e quindi quando si hanno i primi segnali, i primi pensieri, no? Quando si è in sofferenza bisogna parlarne e soprattutto chiedere aiuto. Quindi è importantissimo rivolgersi a un professionista, quindi uno psicologo, anche al proprio medico, o si può anche esprimere questo tipo di pensiero, no? Perché si parte dal pensiero, si può comunque esprimere anche con un amico, con chiunque, insomma, con un insegnante, con i propri parenti, genitori, se si è piccoli. Paola, non provare vergogna di questo. Allora Paola, di per sé la depressione oggi è riconosciuta come patologia, giusto? Ma qui siamo già oltre? No, è un tipo di depressione diversa, ecco. Adesso io non sono, ovviamente parlo come esperienza diretta, quindi è un'esperienza di tipo personale, no? Ecco, non sono un'esperta, non sono una professionista. Però comunque riguarda un malessere estremamente profondo. Quindi è una messa in discussione della persona che non si sente più di affrontare la vita. Ecco, quando si cominciano ad apparire, insomma, questo tipo di pensieri nella testa delle persone, bisogna stare molto attenti, perché sono pensieri invasivi. Quindi si comincia con l'idea appunto di non riuscire ad affrontare la propria esistenza per vari motivi, possono essere milioni di motivi. I più disparati. Si può capitare veramente, per stress, per malattie, per non so, perché si è perso il lavoro, insomma i motivi possono essere veramente mille. Però poi il processo successivo, che è quello che ti porta alla fine in fondo ad un tunnel in cui non si vede la via d'uscita. Ecco, purtroppo questo tipo di depressione, chiamiamola in questo modo, ti porta ad avere una sola visione di una via d'uscita, ed è la morte. Se questo si incontra chiaramente con la solitudine, questo è il senso. Sì, certo, la solitudine, però a volte si è soli anche in mezzo alle persone, anche con persone che ti amano. Nel mio caso, per me è stato mio figlio, e non ci siamo resi conto, perché è difficile capirlo. Le persone tendenzialmente, quando stanno male, lo nascondono, pensano di affrontarlo da soli, ma è un tipo di sofferenza che non si può affrontare da soli, bisogna assolutamente parlarne. E per quello che noi abbiamo preso coraggio, noi familiari, e abbiamo pensato di creare questa associazione per andare tra la gente. Quindi andiamo nelle scuole, andiamo addirittura nelle chiese, nelle piazze. Insomma, la nostra realtà, quella della Valle d'Aosta, è una realtà piccola, però comunque abbiamo dei numeri molto alti, purtroppo.
e quindi in proporzione alla popolazione ci sono numeri molto alti e interessano molto spesso i giovani, quindi ragazzi. Siete riusciti a intervenire con successo come associazione in qualche caso? Come associazione ovviamente noi non siamo dei professionisti, quindi non compete a noi l'intervento vero e proprio, però abbiamo visto che molte persone si avvicinano a noi e quindi se sono genitori, parenti, noi facciamo automutuo aiuto, che sarebbe condividere la stessa esperienza, lo stesso tipo di lutto, quindi c'è un percorso comunque che è un lutto molto difficile da gestire, è molto difficile da elaborare. Bisogna farlo cercando di non chiudersi, perché la chiusura comunque porta poi, non dico inevitabilmente, ma molto spesso al pensiero suicidario. Quindi persone che hanno subito un lutto di questo tipo rischiano di trovarsi nella stessa situazione. L'ultima cosa, Paola, se noi ci auguriamo chiaramente di no, ma nel caso fosse necessario mettersi in contatto con voi, come si può fare? Allora, noi abbiamo un numero, per adesso siamo nati 2 anni fa, quindi questo non l'ho detto, quindi siamo giovani, però abbiamo un numero di riferimento, adesso abbiamo anche su Facebook, una pagina Facebook, su YouTube ci potete trovare, mettete il mandorlo fiorito VDA e ci trovate. E c'è un numero che è 351 333 3915, ecco, questo è il nostro numero diretto. Ovviamente noi non facciamo interventi, dobbiamo rimandare ai professionisti, quindi comunque c'è un numero, se le persone sono in crisi non telefonano a noi ovviamente, e devono telefonare al 112, questo è molto importante dirlo. Però insomma, se le persone hanno bisogno di scambiare delle opinioni o comunque sapere quali sono i nostri interventi, che sono quello di informazione, quindi noi cerchiamo di informare le persone, cerchiamo di farlo in modo leggero, insomma, di non pesare troppo, perché ovviamente è un argomento pesante, difficile, però è importante parlarne, questo sì.